Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e come vi avevo annunciato nello scorso episodio, oggi siamo in un video un po' particolare di The Sims 4. In pratica in questo video cercherò di rispondere a tutte le domande che mi avete fatto su questo gioco. In descrizione trovate l'elenco di tutte le domande con a fianco, diciamo, il minuto a cui risponderò a quelle domande, in modo che se c'è qualcosa che vi interessa particolarmente potete ascoltare direttamente quello. Allora, iniziamo. Prima domanda. Dove si può acquistare The Sims 4? Allora, io conosco tre modi. Il primo e il più semplice è quello di andare in un negozio di videogiochi e acquistare la copia CD, quindi la copia materiale, diciamo, ecco. Ovviamente la copia con il CD costa sempre un po' di più della copia digitale, perché ovviamente voi pagate anche i materiali, la plastica, il CD e tutto, quindi magari quella la trovate più sui 60-70 euro, dipende. Invece, se voi volete acquistare la copia digitale come ho fatto io, potete utilizzare due siti. Il primo sicuramente è Origin, che è il sito ufficiale dove acquistare i giochi di The Sims 4. Il secondo invece è g2a.com, che è il sito che ho utilizzato io. Io ho utilizzato questo sito perché si trovano giochi anche a metà prezzo, infatti io l'ho comprato a settembre quando era uscito da poco il gioco, che costava ancora sui 60 euro e io l'ho pagato 34. Quindi su g2a.com si trovano sempre degli ottimi sconti. In ogni caso, che sia Origin o che sia g2a.com, se lo acquistate da questi due siti vi arriverà via email un codice, una serie di numeri che poi andranno inseriti nel pannello di controllo di Origin. In questo modo potrete riscattare il vostro gioco. Seconda domanda: come faccio a sapere se è uscito un aggiornamento e come faccio ad installarlo? Innanzitutto, per sapere se ci sono aggiornamenti, vi lascio un link in descrizione. È praticamente la pagina ufficiale dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti e la descrizione dell'aggiornamento, quindi cosa c'è in quell'aggiornamento lì. Secondo, come si fa ad installarli? È semplicissimo, voi non dovete fare assolutamente nulla, nel senso che appena avvierete il gioco, vi si apre come solito il pannello di controllo di Origin e il gioco inizia subito l'aggiornamento, non vi lascia neanche giocare. Quindi voi non potete fare nulla, si apre e fa l'aggiornamento da solo. Voi assolutamente non fate niente. Quindi aspettate che l'aggiornamento abbia finito e poi potete avviare il gioco. Ovviamente dovete avere una connessione internet, se no non fate nulla. Però, appunto, non serve dire oh mio Dio, se è uscito un aggiornamento come faccio? No, perché fa tutto il gioco in automatico. Se voi aprite il gioco e vedete che non parte e viene fuori una scritta aggiornamento in corso, sta facendo l'aggiornamento. Quindi voi aspettate che lui finisca con calma e poi potete giocare tranquillamente con la versione aggiornata. Poi, terza domanda. Mi avete chiesto spesso se ci sono più slot di salvataggio in modo da poter creare più di una partita. Sì, ci sono più slot di salvataggio. Quando voi salvate, se gli dite salva con, vediamo se lo trovo, eccolo qua, salva con nome, potete creare più slot di salvataggio in modo da fare più partite. Ok, adesso passiamo a delle domande più tecniche. Quindi io direi di andare in una casa. Ok, adesso vi spiegherò come utilizzare i tasti di scelta rapida. Che cosa sono i tasti di scelta rapida? Praticamente come utilizzare la tastiera per muoversi più velocemente e facilmente nel gioco. Innanzitutto, le frecce sulla tastiera servono per muoversi a destra, a sinistra, avanti, indietro. Questa è una cosa semplice. Per ruotare la visuale potete utilizzare la rotellina del mouse. Ovviamente dipende da come avete settato le opzioni. Quindi, se io tengo premuta la rotellina del mouse e muovo il mouse a destra, a sinistra, in alto, in basso, posso muovere la visuale come voglio. Invece, allora, vediamo un po' se io cambio. Ah, eccolo qua. Io qui ho impostato la visuale come The Sims 3, perché ero abituata a giocare in The Sims 3 in cui si poteva usare la rotellina per inclinare la visuale, ma in The Sims 4 in realtà
avevano un po' cambiato questa cosa. Quindi se io tolgo questa spunta, momento, la rotellina, esatto, io adesso sto usando la rotellina, ma mi muove la visuale in questo modo, ma a me non serve, cioè devo inclinare la visuale, è un po' scomodo insomma, quindi io preferisco tenere attivata la visuale di The Sims 3, è molto più comoda. Ok, adesso, come fare per spostare gli oggetti senza rispettare la griglia del gioco? Innanzitutto la griglia del gioco è questa qui che si vede in basso, che ho scoperto grazie ai vostri commenti che si può togliere premendo G. Questo non lo sapevo, quindi grazie. Premendo G si può togliere. Poi prendiamoci un oggetto, magari ci mettiamo da qualche parte, dai, restiamo pure in salotto. Prendiamo questi libri. Come vedete, se io sposto i libri, me li sposta un po' come vuole il gioco, seguendo le linee della griglia. Però io voglio, intanto magari accendiamo le luci, si possono accendere le luci perché non vedo niente, un attimo che prendo una luce, prendiamone una a caso. Oh no, questa è orripilante però. Ecco, ne mettiamo una qua, tanto per avere un po' di luce. Non fa tanta luce però. Ok, adesso io voglio mettere questi libri, li voglio mettere, vediamo. Ecco, per esempio, li voglio proprio appoggiare al muro. Vedete che non mi lascia? Cosa devo fare? Devo tenere premuto il tasto Alt sulla tastiera. Tenendo premuto il tasto Alt sulla tastiera, io non rispetto la griglia e quindi posso tranquillamente mettere i libri appoggiati, addirittura anche forse no, non hanno, no, non sono andati proprio di là dal muro, però quasi. Comunque, così in questo modo posso appoggiare i libri direttamente al muro. Per esempio, anche questa libreria, vedete, normalmente io non potrei metterla in angolo. Però tenendo premuto Alt, la sposto piano piano piano, ci siamo, eccola qua. Così potete spostare i mobili come più vi piace e arredare al meglio possibile la vostra casa. Poi, come faccio a cancellare gli oggetti senza andare sulla scritta vendi? Allora, di solito per cancellare un oggetto si va su vendi, giustamente. Però come faccio a cancellarlo io senza andare su vendi? Semplicemente premo il tasto canc sulla tastiera. Eccolo qua, canc oppure del, da me è scritto del, però in teoria è canc. Quindi premo del o cancio e si cancella. Ah, altra cosa, questa non me l'avete chiesta, però ve la dico lo stesso. Se io, per esempio, non so, faccio dei cambiamenti, così, e questa la metto qua. Ok, non mi piace più come ho fatto, per tornare indietro ci sono queste freccette qua. Per fare prima, ve lo scrivono anche, ci sarebbe Ctrl Z. Quindi voi tenete premuto Ctrl e poi Z e vi rimette tutto come era prima. Z, Z, Z e Z. E vi ha rimesso tutto come era prima. Poi, altra domanda, come fare per ruotare gli oggetti? Allora, prendiamo per esempio questa poltrona. Come faccio a ruotarla? Io di solito, dopo aver selezionato il mio oggetto, premo i tasti punto e virgola sulla tastiera. Quindi con il punto me lo ruota in senso orario, con la virgola in senso antiorario. Credo che si possa... Ah sì, ecco, un altro modo per ruotare l'oggetto è tenere premuto l'oggetto con il tasto sinistro del mouse e ruotare il mouse. Io sto tenendo premuto il tasto sinistro e ruoto il mouse. Poi vedete voi come siete comodi, ecco. E poi ci rimettiamo la poltrona qua. Un po' più in qua. Perfetto. Ah sì, poi un'altra cosa, sempre per ruotare gli oggetti. Come ruotarli senza rispettare la griglia? Perché si può fare anche questo. Come fare? Semplicissimo, per non rispettare la griglia, come vi ho detto prima, si tiene premuto Alt. Stessa cosa, tenete premuto Alt, tasto sinistro del mouse e ruotate. In questo modo potete ruotarla senza rispettare la griglia. Adesso però la rimettiamo là, la poltrona. Non ci sta più. Sì che ci sta. Perfetto. Altra domanda, come fare ad aumentare la velocità del gioco senza utilizzare i pulsanti con le freccette?
Beh, adesso non posso neanche mostrarvelo perché siamo in modalità costruisci. Comunque, semplicissimo, basta premere il tasto 1, 2 e 3 sulla tastiera. In questo modo variate tra le tre velocità e per mettere in pausa la P. Poi, come faccio a spostarmi da un piano all'altro senza utilizzare questa icona qua? Semplicissimo, basta premere sempre sulla tastiera i tasti page su, page giù. Dipende poi da come si chiamano nella vostra tastiera, nella mia si chiama page up, page down. Dipende, comunque, ecco qua. Magari ce lo tagliamo un po'. Page down, page up, down, up. Semplicissimo. Forse in alcune tastiere c'è scritto proprio pagina su, pagina giù. Non lo so, dipende dalla vostra tastiera. Altra domanda invece: come faccio a cambiare la visuale dei muri senza utilizzare l'apposito pulsante? L'apposito pulsante sarebbe questo. Visuale in selezione dei muri. Quindi non vedere i muri, vederli un pochino o vederli completamente. Semplicemente premendo i tasti Home e End, sempre nella tastiera. Qua, come ho già detto, dipende poi da com'è la vostra tastiera. Da me si chiama Home e End. Quindi Home fa così, arrivati alla fine si preme End e si ritorna indietro. Semplicissimo. Altra domanda: come faccio a colorare intere stanze in un colpo solo? Allora, prendiamo una stanza, prendiamo la camera da letto, prendiamo una carta d'apparati, cosa prendiamo? Prendiamo questa, è orripilante ma ci va bene. Allora, se non sbaglio ci sono due modi per farlo. Allora, normalmente per colorare una stanza bisognerebbe star lì a premere muro per muro. Come fare per farlo più velocemente? Allora, un modo... ho perso la carta d'apparati. Un modo è quel... sì? No? Cosa sto facendo? Dammi la carta d'apparati. Ok, un modo è quello di premere con il tasto sinistro, tenere premuto e trascinare. In questo modo abbiamo colorato un'intera parete. Altro modo semplicissimo per colorare l'intera stanza in un colpo solo è quello di tenere premuto il tasto Shift sulla tastiera. Il tasto Shift sarebbe quello con la freccetta, mi sembra, che punta verso l'alto. Da me c'è scritto solo Shift, quindi eccolo qua. Praticamente premendo Shift mi coloro la stanza in un colpo solo. Poi io premo il tasto sinistro del mouse ed è fatta. Ha colorato la stanza. Però è carina questa carta da parati. Wow, ci sta benissimo! Peccato non averla scelta prima, ci sta benissimo. E se invece voglio colorare in un colpo solo il pavimento? Beh, è la stessa cosa, praticamente prendiamo un pavimento, prendiamo questo qui, stessa cosa, tenete premuto il tasto Shift e poi il tasto sinistro del mouse. Molto semplicemente. Ah, adesso che mi viene in mente c'è anche un altro modo. Torniamo indietro. Se non sbaglio, basta selezionare un pavimento e poi... ah, eccolo qua. Per piastrella o per stanza? Per piastrella, voi colorate una piastrella alla volta. Per stanza... ah, eccolo qua. Infatti, vi colora tutta la stanza in un colpo solo senza dover premere il tasto Shift. E credo faccia la stessa cosa con le pareti. Quindi se io gli dico per stanza, esatto. Anche questa non è male. Ok, va bene. Ok, non credo ci siano altre domande che riguardano la costruzione e l'arredamento di una casa. Quindi passiamo alle domande sui Sim. Come posso fare per creare un'altra famiglia da aggiungere al gioco? Allora, quando voi avviate The Sims 4 per la prima volta, vi fa subito creare una prima famiglia da collocare in una delle case. Ok, ma se poi volessi creare un'altra famiglia con cui giocare, è semplicissimo. Io ho fatto così quando ho creato i fidanzati di Veronica e Michele. Praticamente, ho scelto una casetta. Vi consiglio di scegliere le case, quelle che costano poco, quindi questa, questa, questa... questa è occupata, no. Quindi scegliamo una delle case che costano poco e basta cliccare su crea una nuova unità familiare con la quale trasferirti.
Creiamo la nostra famiglia. Si può fare un sim a caso? Mettiamo proprio delle cose a caso, tanto per mostrarvi solo come si fa. Perfetto. Diciamo gioca. Sì, va benissimo. La collochiamo nella casa che abbiamo scelto. Ed ecco qua, la nostra seconda famiglia. Poi basta premere su gioca e potete tranquillamente giocare con tutte le famiglie che avete creato. E come si può fare per gestire al meglio tutte le nostre famiglie? Allora, qui in alto c'è un pulsante che si chiama gestione delle unità familiari. Basta cliccarci sopra e vi mostra tutte le famiglie con cui state giocando attualmente nel vostro quartiere. Quindi, per esempio, noi abbiamo le tre famiglie Valentini con Veronica, Daniele e Riccardo, Alessia, Marina, Michele e Lucia e Anna. Poi, ovviamente, abbiamo... Queste sono le unità familiari usate, perché con loro tre giochiamo. Invece qui ci sono le unità familiari non usate. Quindi queste sono tutte famiglie che ci sono nel gioco, che però noi non usiamo. C'è anche quest'ultima che ho appena creato, perché appunto l'ho solo creata ma non ci ho ancora giocato. Comunque da questa schermata voi potete modificare come meglio vi piace la vostra famiglia. Per esempio, volete modificare... o aggiungere o rimuovere un sim all'unità familiare? Basta cliccare qua. In questo modo riportate la vostra famiglia nel crea un sim. Qua potete cambiare gli abiti, potete aggiungere altri sim o potete anche eliminarli. Oppure volete trasferire l'unità familiare in una nuova casa. Allora, trasferisci l'unità familiare e poi scegliete una casetta. Qua vi chiederà se con i mobili, senza mobili, oppure un lotto completamente vuoto. E poi acquistate la vostra nuova casa. Se invece volete trasferire solo una parte della vostra famiglia, quindi soltanto alcuni sim e non tutti, allora bisogna fare così. Sempre su gestione delle famiglie, trasferisci dei sim fra unità familiari. Per esempio, voglio che Daniele vada a vivere in una casa per conto suo. Seleziono Daniele, poi creo una nuova unità familiare. Trasferisco Daniele in questa nuova unità familiare e poi accetto. Come potete vedere, abbiamo creato una nuova famiglia con il nostro sim, che quindi si è staccato dall'unità familiare principale. Ora però magari lo rimettiamo al suo posto. Per invece trasferire un sim in un'altra famiglia, quindi non creare una famiglia nuova, ma trasferirlo in una famiglia già esistente, basta selezionare il sim, poi scegliere la famiglia e riportarlo nella famiglia. Eccolo qua, è tornato. Ah, e un'altra domanda che mi stavo dimenticando, mi avete chiesto come fare per modificare i lotti comunitari. I lotti comunitari sono praticamente questi. Per esempio, io qua avevo modificato la palestra. Avevo modificato la palestra togliendo il tetto e creando una piscina sul tetto. Beh, è molto semplice, basta selezionare il lotto e poi costruisci. Una volta entrati nel lotto comunitario, voi avete soldi infiniti, perché non state gestendo una famiglia, non è la casa della vostra famiglia. Quindi qua potete costruire tutto quello che volete senza limiti. Per esempio, volete mettere il barbecue quello più costoso? Si può, non c'è problema. Volete mettere, non lo so, una statua assolutamente inutile, ma che costa tantissimo? Oh mio Dio, 8.000 simoleon. Non importa, la potete mettere, non c'è nessunissimo problema. Io difatti avevo costruito qui la piscina con il bar, i tavolini, la fontana e avevo anche modificato un po' tutta questa zona mettendo un'area relax con i divani, la zona del bar, i bagni e qua avevo un po' sistemato la palestra. Altra domanda, come fare per salvare le stanze nella propria biblioteca?
Allora, innanzitutto selezioniamo una stanza. Per selezionare una stanza basta cliccarla, no? In questo modo. Poi, qui in alto, c'è questo pulsante, salva nella mia biblioteca. Qui vi chiederà, vuoi salvare tutto il lotto o vuoi salvare solo una stanza? Dipende da cosa volete fare. Se salvate tutto il lotto, vi salva tutta la casa, quindi tutte le stanze, tutti i mobili, tutto quanto. Se invece vi interessa solo una stanza, salva la stanza. Qua vi chiederà che tipo di stanza è, il nome e una piccola descrizione. Poi gli dite salva la stanza nella mia biblioteca e la troverete nella vostra biblioteca che è qui. E se invece voglio creare un lotto comunitario da zero? Beh, per esempio, io avevo creato il cimitero, che è un lotto comunitario. Come fare? Innanzitutto selezioniamo una zona vuota, una zona dove non c'è una casa. Poi gli diciamo, vediamo un po', cambia il tipo di lotto. Qui potete scegliere di cambiare il vostro lotto da residenziale, quindi da un lotto per una casa, a bar, biblioteca, generico, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, per esempio, scegliamo un bar, va benissimo. Sì. E ora qui voi potete creare il vostro bar. Potete dargli un nome, potete decidere... Ah, qua potete cambiare, se non vi piace più il bar, potete fare la biblioteca, il generico, eccetera, eccetera, eccetera. Qua lo costruite e una volta costruito i sim di tutto il vostro quartiere inizieranno ad arrivare in questo nuovo bar o qualunque cosa voi creerete. Ok, allora, io credo di aver risposto a tutte le vostre domande. Se invece ho tralasciato qualcosa o vi è venuto in mente qualcos'altro da chiedere, scrivetelo pure qui sotto nei commenti e vedrò di darvi una risposta scritta. Quindi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio un po' particolare, un po' diverso di The Sims 4. Vi ricordo che dalla settimana prossima inizierà, come vi avevo detto, la pausa da The Sims 4 e inizieremo quindi una serie su uno degli altri capitoli della saga di The Sims. Quindi ci fermiamo qua, lasciatemi un commento se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!